Bentornati ragazzi, siamo di nuovo su PES 2016 e siamo in questa partita della divisione 9, la prima di questo episodio. Allora ragazzi, prima di registrare ho fatto un ball opening delle stars della UEFA Champions League e ho trovato Javier Mascherano. Qui nel frattempo subito errore! Reali salva ragazzi, subito errore, mi sa proprio di Mascherano che mi sa il passaggio che essendo nuovo ovviamente ancora integrarsi, quindi oggi ho Godin e Mascherano, entrambi del campionato spagnolo, così diciamo che ho fatto la difesa spagnola. Attenzione qua al tiro, ma non è che mettiamolo fuori, ma no, ma ragazzi, ma iniziamo, ragazzi, ora iniziamo con le stronzate, eccole qua. Cioè, ma che parata è quella? Attenzione però, Roberto Baggio, dentro, Lewandowski al tiro, miracolo, respinge, destro! Mattia Destro, pareggio, 1 pari, meritatissimo pareggio di Mattia Destro, giusto così. Qua recuperiamo già palla, attenzione, che se ne va Lewandowski, Baggio, Baggio dentro, però ancora Mattia Destro al tiro, gol, 2-1 azione successiva, e abbiamo ribaltato tutto. Ma attenzione, vediamo lo scatto ancora dentro di Mattia Destro è lentissimo. Eccolo qua, guardate come lotta Robert Lewandowski. Roberto Baggio, dentro. Vede lo scatto di Mattia Destro. Mattia Destro in anticipo, destro, palo. Ancora lui, destro. Fermato, calcio d'angolo. Incredibile, ragazzi, vicinissimi al 3-1. Attenzione a Schürrle, che è veloce. L'Andre magari in copertura. Siamo scoperti del pareggio, ragazzi, non ci credo. La difesa altissima. Non sta facendo nulla. Sempre si gol di infilata, sempre gli stessi gol. Ora Baggio, finisce il primo tempo, ragazzi, 2 pari. Riprova addirittura il tiro, deve deviare le ali fuori, cioè un tiro centrale, vabbè. Baggio, molto molto bravo Baggio, dentro per Lewandowski. Lewandowski, gol, 3-2. Non me l'aspettavo sinceramente, ragazzi, che segnasse, invece ce l'ha fatta. Ecco qua, lag assurdo. Giustamente quando attacca lui, scatellare. Ragazzi, ora guardate, mi farà cadere la partita e me la darà persa. State a vedere. Se è così, mi incazzo. Connessione al server interrotta, ragazzi, vabbè, ma non si può giocare in questa maniera. Non si può giocare, ragazzi, io non ce la faccio più. Perdo un sacco di partite per la connessione. Ma vaffanculo. Cioè, ogni volta poi che sto vincendo. Qua, ragazzi. Ecco qua. Sconfitta 0-3 con il Real Madrid, l'avversario di prima. Ecco io come perdo i campionati. Ecco come ora verrò alla fine retrocesso. Per colpa di sta cazzo di connessioni italiane di merda. Perché le connessioni italiane sono di merda. Non è la prima volta che mi capita spesso che cado dalle partite. Sinceramente mi sto rompendo il cazzo. Mi sto stufando per questo motivo di giocare a PES perché mi capita molto più spesso su PES che su FIFA. Quindi per questo motivo abbandonerò MyClub. Perché ora mi sto veramente scocciando di giocare in questa maniera. Allora, la Konami dovrebbe fare manutenzione ai server perché mi sa che hanno problemi seri. Oltre che le linee di italiane che come al solito con Fast e tutto il resto fanno cagare. Ragazzi, eccoci giunti in una seconda partita. Vediamo come va, vediamo se riesco almeno a finirla. O se cadrò anche qui. E tanto ormai è così. Per quella casa ogni volta che sto vincendo, va bene. Sto veramente, ragazzi, incazzato nero. Sto veramente incazzato nero. Non potete capire come sto incazzato in questo momento. Anzi, a chi è capitato forse mi può capire. Che non è giusto poi perdere comunque partite su partite e punti per questi motivi qui. Mattia Destro, guardate ragazzi la connessione nel frattempo che già ha iniziato a laggare. Qui il tiro di Sturaro, il miracolo del portiere Giulio Cesar. Comunque, già ha iniziato a laggare. Non so se avete notato, quindi la vedo male anche questa, ragazzi. Purtroppo, la vedo male anche questa. Pallone messo dentro, colpo di testa sulla linea, ha salvato tutto. Ma attenzione, Sturaro. Attenzione che sbaglia ancora il tiro, il gol 1-0. Lewandowski, sempre lui, il carro armato. Anticipato qua Baggio, che poi va a sradicare il pallone. Grande Roberto Baggio, poi De Jong sbaglia tutto.
Ma attenzione che arriva lui al tiro, sbaglia, per fortuna Leali si era messo davanti, non gli ha permesso una conclusione facile. Bravissimo qua a recuperare la palla e c'è fuori gioco di destro. Destro un po' più lento ad entrare, un po' più lento, mi raccomando. Un po' più lento ad entrare da fuori gioco, non ti agitare, che se recuperiamo palla non succede nulla, avremo solo l'occasione di raddoppiare. Ma qua è lentissimo Sturaro, e poi è grande intervento di Leali, ma Sturaro è lentissimo. Finisce un primo tempo, ragazzi, quasi nessun tiro, tranne questo finale, il gol, penso nessun nient'altro. Qui Lam recupera, Baggio, 1-2, bellissimo. Robby Baggio, dentro, ha sbagliato il fuorigioco, Lewandowski per Mattia destro, 2-0, gol della merda. Non me ne fotte niente, ragazzi, non me ne fotte niente. Ho perso la qualità per la connessione prima, questa la devo vincere a tutti i costi. Quindi vado anche di gol della merda. Attenzione qua, che se ne va lui, tiro bellissimo fuori. Guardate Roberto Baggio come prova ad andare a recuperare palla e ci riesce. No, ma perché non va poi? No ragazzi, no, vabbè, ma non è possibile. Sempre i soliti errori, ragazzi, sempre i soliti errori. Ad addentro Robert Lewandowski, Lewandowski ancora, Lewandowski è solo, Lewandowski al tiro, miracolo del portiere, pallone che rimane lì. No, non ce l'avevo fatta a fare il gol, ragazzi, dovevamo segnare, era un'occasione d'oro. Vai, allora, ha sbagliato, ragazzi, pensavo fosse gol, ma come è filtrato? Ma non ci mettono, non lo so, ragazzi, non lo so. E vabbè, ragazzi, qua è che se ne deve andare, ragazzi, deve pareggiare, perché è così. Qua è ora è così, ragazzi, si è impostato, ora deve pareggiare. Qua vedete, ragazzi, sempre in palla a favore suo. Non capisco più nulla, non si capisce più nulla. E finisce, finalmente. Ragazzi, vittoria in questa seconda partita, veramente, ragazzi, dal 92esimo, l'avevamo detto al 95esimo quasi. Però ragazzi, guardate che ho vinto finalmente anche contro la connessione della prima partita. Se no, magari avrei fatto due vittorie, non lo so. Che ragazzi, comunque, se l'episodio vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, fatemi sapere, ragazzi, per piacere, se anche voi avete problemi di connessione, se vi cadono i server spesso e volentieri, o se solo con me, con Fausto, per il fatto il solito del NAT, per me, sapete. Fatemi sapere, insomma, voi che tipo, se avete problemi o meno. Se non avete fatto, ragazzi, come sempre, iscrivetevi al canale. Qui da Angionero 83 è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio di PES. Bella!